io sono uno di quei 306 parlamentari italiani che pensa che quando la magistratura decide che un imputato corre il rischio di inquinare le prove, o corre il rischio di fuggire, o corre il rischio di reiterare il delitto di cui è accusato, non importa se sia parlamentare o no, se la magistratura ritiene, senza nessun intento persecutorio, che quel cittadino italiano debba andare in carcere, il Parlamento non deve opporsi, perché nel Parlamento non ci stanno cittadini diversi dagli altri, ma solo cittadini che devono considerare temporaneamente il loro lavoro al servizio dell'Italia. Perché in questo paese, negli anni di Berlusconi, questo sta succedendo, che c'è una legge uguale per quasi tutti. E poi c'è un Parlamento costretto da 3 anni e mezzo a votare il lodo Alfano, a votare la prescrizione breve, a votare il legittimo impedimento, a votare il processo lungo, perché questo paese è inginocchiato dal fatto che il Parlamento, la maggioranza del Parlamento, è obbligata a difendere Silvio Berlusconi dai suoi processi, a evitare che Silvio Berlusconi debba difendersi nei processi, a evitare che il Presidente del Consiglio debba fare i conti con la legge, con tutti i processi che gli sono imputati. E mentre noi eravamo costretti ad occuparci di queste leggi ad personam, il paese scivolava via via sempre di più verso una crisi economica profonda e grave come quella che stiamo conoscendo e che voi conoscete. E mentre il paese scivolava verso questa crisi, mentre coloro che hanno di meno avevano sempre di meno e coloro che hanno di più avevano sempre di più, mentre il giudizio internazionale si faceva sempre più grave nei confronti del nostro paese, mentre l'economia arrancava, mentre i sindacati denunciavano la situazione grave di questo paese, mentre la Confindustria denunciava la situazione grave di questo paese, noi eravamo costretti a votare contro, ma a vedere un Parlamento che approvava le leggi ad persona. Questo è l'unico paese al mondo che sta affrontando la crisi economica, che pure è diffusa nel mondo, occupandosi delle sorti di una persona sola, che è il Presidente del Consiglio. Perché questo succede nel Parlamento italiano, perché il Parlamento italiano è occupato settimana dopo settimana ad evitare ogni possibile crepa nell'apparato che sta intorno a Silvio Berlusconi. La settimana prossima saremo chiamati a votare la mozione di sfiducia che abbiamo proposto nei confronti del ministro Romano, indagato per associazione esterna di stampo mafioso. Ma vi pare possibile che in questo paese, invece di occuparci adesso di una manovra economica che è già insufficiente e che ricade sulle spalle dei soliti, di coloro che già pagano e che non ha voluto colpire coloro che hanno speculato su questa situazione economica, debba continuamente occuparsi di questi aspetti della vita pubblica? Questa è l'Italia in questo momento, e vorrei dire, non c'è un Parlamento che ha votato contro l'arresto di Marco Milanese, dell'onorevole Marco Milanese, c'è una maggioranza. Ricordateveli bene i nomi di questi 312 deputati che hanno votato oggi contro l'arresto di Marco Milanese, e ricordatevi anche i nomi dei 306 deputati che hanno votato invece a favore di quell'arresto. Noi siamo lì in Parlamento, siamo oggi in strada, voi siete qui a Milano, per fortuna liberata dalla vittoria di Giuliano Pisapia, per portare avanti un lavoro di liberazione complessiva del Paese. Sarà lunga, sarà difficile, Silvio Berlusconi non ha nessuna intenzione di andarsene e non ha nessun amore, nessun interesse per il proprio Paese, che è in questo momento in ginocchio. Continuiamo con la politica, continuiamo a manifestare per cambiare questo paese, per mandare via Silvio Berlusconi. Avete visto oggi, si basa sulla differenza tra noi e loro di 6 deputati. Credo che vi siano stati nelle file della maggioranza diversi colleghi che hanno capito che la votazione di oggi non era una votazione di giudizio sul governo o della loro appartenenza alla maggioranza, ma era una votazione in punta di diritto, che diceva che noi abbiamo fiducia nella magistratura, che se la magistratura ritiene che un deputato debba essere portato al domicilio, all'arresto per via dei pericoli che corre l'inchiesta, questo deputato deve fare quello che dice la magistratura. Evidentemente anche tra le file della maggioranza si comincia a percepire che la distruzione dello Stato di diritto non porta bene a nessuna parte politica, né al centro-destra né al centro-sinistra, e non porta bene al nostro Paese.